Tu hai ucciso quell'uomo. Di la verità. E non hai avuto paura? Paura? Ho ragione di dire che sei un ragazzo eccezionale. Ed è molto importante che tu collabori con me. Se tu mi assecondi, la nostra ricerca può diventare quasi un bel gioco. Papà! Aiuto! Aiuto! Perché dovrei aver paura? Luca non c'è qui. Se n'è andato con Martino. Salve e buona serata a tutti. Un sussurro nel buio è un bell'horror uscito nelle sale cinematografiche italiane il 12 agosto del 76, della durata di 100 minuti. Ben diretto con stile ed eleganza da Marcello Aliprandi. Si tratta in pratica di un film in bilico fra dramma familiare e ghost story, in cui aleggia in qualche modo lo spirito di Giro di Vite, celebre racconto fantasmatico di Harry James, riveduto però alla luce degli anni 70. Ma veniamo alla trama. Il piccolo Martino vive con i genitori, le sorelline e la governante in una bellissima villa nella campagna veneta. La loro vita viene sconvolta quando il bambino comincia a vedere e a colloquiare con una sinistra presenza, quella di un altro bambino di nome Luca. Inizialmente i genitori lo assecondano, convinti che si tratti solo della fantasia del bambino, che gioca e interloquisce con un amichetto immaginario. Ma quando poco tempo dopo cominciano a succedere degli oscuri avvenimenti ed inquietanti fenomeni paranormali, cominciano a preoccuparsi, decidendo di ricorrere all'aiuto di uno psichiatra. Ma dopo un breve soggiorno nella villa, il dottore viene ritrovato in bagno morto fulminato. Forse il fantasmatico amico del bambino esiste veramente e la madre, sempre più preoccupata, comincerà a chiedersi se l'immaginario amico di suo figlio non sia in realtà lo spirito di un bambino da lei perduto diversi anni prima in una precedente gravidanza. Sarà davvero così? Il film è ben interpretato da Nathalie Delon, John Philip Love, Alessandro Poggi, molto bravo ed efficace nel ruolo ambiguo e sinistro del piccolo Martino, Olga Bisera, Joseph Cotten, sempre ottimo e bravissimo nel ruolo dello psichiatra, Lucrezia Love, Zora Vuelkova, Adriana Russo, Susanna Melandri e Simona Patitucci. L'ottima regia di Aliprandi si rivela molto curata, specie nei suggestivi e nebbiosi esterni. Molto buona la fotografia ed il regista riesce a visualizzare in modo convincente ed efficace il mondo fantastico del piccolo protagonista, disseminando nel corso della vicenda ombre misteriose e suggestioni oniriche. La sceneggiatura scorre lentamente, ma riesce ad intrigare parecchio. Memorabile il ballo carnevalesco dei bambini. In definitiva, è un film elegante e sinistro, impreziosito dalle malinconiche note di Pino Donaggio, girato in una splendida villa di Mogliano, Veneto, ed io naturalmente ve ne consiglio la visione.
Ho fatto come volevi tu. Contento adesso? No, Martino! Martino, non farlo! Martino! Aiuto! No! No, ti prego! No!